Buongiorno a tutti. Allora, sono qui per darvi alcuni aggiornamenti per quanto riguarda il bilancio provvisorio di San Giuliano di Puglia. Allora, come tutti sapete, San Giuliano di Puglia è stato uno dei comuni finanziati dal CIS Molise per un importo complessivo di 5 milioni di euro, comprensivo di progettazione e ristrutturazione del villaggio provvisorio. È stata firmata una convenzione con la Croce Rossa e lì infatti verrà istituito un centro di formazione proprio della Croce Rossa italiana. Ad oggi è stata espletata la procedura di gara per l'affidamento della progettazione. Visti i tempi lunghi e vista la crisi umanitaria che sta avvenendo in Ucraina, proprio stamattina ho deciso di fare una nota indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia al Ministero dell'Interno, alla Protezione Civile e per conoscenza l'ho inviata alla Prefettura di Campobasso e alla Regione Molise, nella quale, visti i tempi lunghi, chiedo se è possibile accelerare la procedura e divenire ad una procedura di d'urgenza per la ristrutturazione del villaggio di San Giuliano proprio per poter accogliere i profughi ucraini. E questo è quanto. Grazie mille.